Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video voglio condividere la mia esperienza con voi. Ieri c'è stata la finalissima, però voglio partire dall'inizio, diciamo così. Allora, tutto è iniziato, diciamo, quando il mio attuale compagno si commuove vedendo un video in cui mentre ballavo scrivevo delle cose su dei bigliettini, dicendo: guarda, mi sarebbe piaciuto che tu questa cosa l'avessi fatta per me, invece l'hai fatta per una persona che magari non ti ha saputo apprezzare. E io chiaramente ho pensato, ho detto che un'idea carina, ho pensato, visto che io e lui ci siamo conosciuti attraverso l'arte, ho pensato di sostituire i bigliettini con, diciamo, con l'arte, cioè io ho iniziato, diciamo, a creare delle coreografie in cui mentre ballavo dipingevo. Chiaramente per fare una cosa del genere io ho trovato molte difficoltà, perché comunque tu in 2 minuti massimo devi iniziare e finire un dipinto, però il dipinto deve essere anche bello, chiaramente, e tutto questo mentre stai ballando. E chiaramente ci sono delle difficoltà, chiaramente. Dopodiché è successo che ho pensato, non è che ho pensato, per caso vengo a sapere che si fa questo concorso in rete, virtuale praticamente, che consisteva che tu dovevi girare il video della tua esibizione, mandarla alla pagina, la pagina lo pubblicava, c'era una giuria di fama nazionale che ti dava dei voti. In base ai voti tu passavi o meno il turno successivo. E ovviamente io non è che ho fatto questa cosa per vincere o per passare il turno, per arrivare in semifinale o in finale. Io l'ho fatta appunto perché volevo fare una sorpresa al mio attuale compagno. E fatto sta che ho deciso di partecipare, però a insaputa di lui. Lui non sapeva niente all'inizio. Tant'è vero che poi quando dovevo fare l'intervista, perché i concorrenti vengono intervistati, io le avevo detto: amore, a quest'ora non mi disturbare, non mi chiamare perché devo fare un colloquio di lavoro. Invece mi dovevo collegare per entrare in diretta, appunto perché l'intervista si sarebbe fatta in una diretta. Punto. Io ricordo che in diretta ho avuto un attacco di panico perché mi sentivo che non potevo respirare, infatti parlavo, ma sentivo che quasi quasi stavo quasi per perdere la voce. Però, essendo in diretta, sapevo che comunque c'era un pubblico di persone che mi stava guardando. Quella pagina è seguita da 10.000 persone, quindi un bel po' di persone. Io non potevo fare la figura di una che si sente male in diretta, quindi ho continuato, nonostante l'attacco di panico, a rispondere a tutte le domande. Nessuno si è reso conto di nulla, nessuno. Però è stata dura veramente fingere di stare bene quando invece si fa fatica a respirare. Quella sera stessa io dico al mio ragazzo, dico: guarda, io ti ho mentito, non è vero che avevo un colloquio di lavoro. E lui si stava quasi alterando perché ovviamente una ragazza che mente al compagno su una cosa così, allora se non era un colloquio di lavoro, con chi sei stato? M'hai tradito? Io ho detto, senti, quando si vuole fare una sorpresa a qualcuno, normalmente non si dice niente fino al momento in cui praticamente si vuole fare questa sorpresa. Quindi vai a vedere cosa c'è nella mia pagina. Lui è andato a vedere, ha trovato il video dell'esibizione che lui non si aspettava, le lacrime agli occhi, poi ha visto pure la mia intervista. Lui si è commosso perché comunque lui mi conosce molto bene e si è reso conto che stavo avendo un attacco di panico in quel momento, quindi ha comunque capito le difficoltà perché io ero in difficoltà, però comunque sono andata avanti nell'intervista, ho continuato come se niente fosse. Io non so cosa mi sia successo veramente perché ho avuto tanta forza e tanta pazienza di continuare l'intervista in diretta con l'attacco di panico, il fiatone. È stato assurdo. Però ho continuato. Dopodiché, chiaramente, passa questa settimana
e si scoprono chi sono i semifinalisti. Io dico al mio ragazzo: guarda, amore, non t'aspettare comunque che io passo, perché sai, la giuria sono persone comunque importanti che vanno anche in televisione, sai, non voteranno mai una come me, no, non può passare, no, non può passare. Però comunque era una sorpresa che ci tenevo a farti, quindi va bene così. Praticamente esce l'elenco dei semifinalisti. Io vado a vedere per scrupolo personale, per vedere chi è passato. E leggo il mio nome. Quando ho letto il mio nome, ragazzi, il mio cuore si è fermato. Mi sono buttata sul letto. Non ci posso credere. Dopodiché scrivo a lui, tremando come la foglia. Mi sto a sentire male, sono in semifinale e non ci posso credere, gli ho mandato il manifesto. Stavo malissimo. La cosa assurda è che avevo comunque 2 giorni di tempo per cambiare coreografia e portare una per la semifinale. Io ho cambiato coreografia, stavolta non ho dipinto, ho ballato solo, però ho usato uno dei miei quadri, che praticamente raffigura la danza, come oggetto di scena. Fatto sta che vabbè, ho fatto questo, ho anche fatto una seconda intervista, sempre con i soliti attacchi di panico, sempre quello, sempre quell'altro. E chiaramente ho detto a chi mi ha intervistato che non me l'aspettavo di passare il turno. Minimamente, ho detto cavoli, un concorso comunque così, cioè eravamo in tanti, i posti poi per la semifinale erano limitati, quindi. No, è possibile, io non ci posso credere, no, non ci credo, ma sono davvero in semifinale. Tant'è vero che poi pure le organizzatrici, che se mi stanno vedendo i saluto, praticamente mi hanno detto adesso sì che il gioco si fa duro, effettivamente il gioco si è fatto duro, perché io comunque ho detto questo turno non lo passo sicuro. Dopodiché arriva il famoso giorno in cui si sanno chi sono i finalisti. Io ho detto, stavolta sono strasicura di non passare, perché sono passata per un pelo per arrivare in semifinale, ma la finale non la faccio. Ho aperto il manifesto per scrupolo, tanto non sono passato, ho cominciato a leggere i nomi. Alla fine il cuore si ferma un'altra volta, perché io sono riuscita ad arrivare in finale. Ho detto no, non è possibile, questo mi manca l'aria, oddio, non respiro, oddio, non so, chiamate qualcuno, un'ambulanza, 118, mi sento male, mi stavo a sentire male veramente, ho detto non ci posso credere. E avevo altri 2 giorni di tempo per preparare un'altra coreografia per la finale, stavolta ho riportato l'idea iniziale, diciamo, quella di dipingere praticamente come, diciamo, l'idea che avevo avuto all'inizio, poi in semifinale non ho dipinto, ho voluto ridipingere un'altra volta mentre ballavo. 2 giorni di tempo, consegno il video, tutto quanto. Arriva praticamente la sera, diciamo, della finale. Un'emozione assurda, perché io sapevo che stare lì, sapere quanti concorrenti eravamo all'inizio, che poco a poco erano stati tutti eliminati e io sono riuscita ad arrivare in finale, per me quella era una vittoria. Ho detto, per me questa è una vittoria. Ho detto, sapere quanti eravamo all'inizio. Fatto sta che dopo un intrattenimento vengono nominate le 3 persone che erano sul podio. Dico subito, ragazzi, che io non rientravo in queste 3 persone. E dopodiché hanno cominciato a fare terzo classificato, hanno detto il nome, e dopodiché hanno detto, vabbè, il nome del vincitore è chiaramente di conseguenza l'altro si è classificato come secondo. Poi hanno dato il premio della critica. Dopo il premio della critica,
Chiaramente io sento le organizzatrici dire, comunque vorremmo fare i complimenti a una nostra concorrente per aver portato qualcosa di diverso che non si era mai visto, un modo di danzare originale. E poi hanno fatto il mio nome. Lì non sapevo se ridere, piangere, sentirmi male o altro, perché ho detto cavoli, anche se non ho vinto, però sono stata menzionata lo stesso. E che non c'era, diciamo, un premio per l'idea più originale, perché se no, se ci fosse stato questo premio, toccava a me. Però per me è stata veramente una vera vittoria. Se potessi tornare indietro, lo rifarei, devo dire la verità, lo rifarei. Anche se magari non passavo il turno, mi fermavo proprio all'inizio, però è sempre un'esperienza. E la vera vittoria è aver partecipato. Questa è la vera vittoria. Poi si sta pensando anche di fare un evento dal vivo in cui tutti i concorrenti, anche quelli che sono stati eliminati, che non sono arrivati in finale, anche quelli delle precedenti edizioni, saranno chiamati, chi vuole chiaramente non è una cosa obbligatoria, a salire su un palco e a esibirsi, a fare questo evento dal vivo, una volta che questa pandemia sarà finita, perché non possiamo rimanere così in eterno, prima o poi questo finirà. Quindi tutti i concorrenti, chi vuole, andrà su questo palco a esibirsi davanti a non so quante persone, tantissimi ammiratori che ci siamo fatti, perché un sacco di persone ci hanno seguito a distanza e forse non vedono l'ora di vederci anche dal vivo salire su quel palco. Io penso di andare. Questo evento molto probabilmente si terrà in Sicilia, io comunque ci vado perché è un sogno che diventa realtà. Io non ci posso ancora credere di essere arrivata fino a questo punto. Devo ringraziare solo una persona che mi ha sempre spronata, diciamo, a partecipare, a vincere questa cosa del pubblico. Questa persona è il mio compagno. Quindi grazie, amore mio, se mi stai guardando, veramente perché senza di te non ce l'avrei mai fatta ad arrivare fino a questo punto, perché tutto è iniziato che volevo farti una sorpresa e guarda dove sono arrivata ora. Mi sto emozionando, ragazzi. Cioè, è un'emozione unica quello. Scusate, ci rivediamo al prossimo video.